Expelliarmur! No, Expelliarmur! Ok, se fossi una strega sarei spacciata con questi incantesimi che sembrano scioglilingua. Ciao amici, da me e da questo brufolone che ha deciso di alloggiare sulla mia faccia e di non smammare più. Ma visto che dobbiamo fare un video a tema streghe, beh, quasi quasi mi dispiace di non avercelo sul naso a mo' di porretto. Iniziamo subito questo video di magia e stregoneria. Sì. È un pennello anche macchiato. Comunque, se voi aveste una bacchetta magica, cosa ci fareste? Beh, io sicuramente la userei per farvi iscrivere al mio canale e attivare la campanellina selezionando tutte le notifiche. Scherzi a parte, forse la userei per rendere Fufi e Olly più buoni. Per esempio, è normale che noi stiamo girando un video e lui ci mostra il suo sederone? Ma che monello sei? Beh, sei il coraggio con botti. Ha ha, te ne sei... Non combattere con Audrey! Avevo detto contro di me! Ragazzi, lo vedete? Questo gatto è pazzo! Decisamente da gatto lo trasformerei in coniglio! Siete pronti ad addentrarvi nel magico mondo di Harry Potter? Wow, ragazzi, la professoressa! Congratulazioni! Siamo lieti di informarti che frequenterai la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts! Ragazzi, ma è bellissimo! La grafica è fatta stupendamente! Guardate, è Piton, uguale! Siamo alla lettera troverai l'elenco dei libri e l'equipaggiamento necessari. Le lezioni inizieranno presto. Attendiamo il tuo gufo. Dobbiamo creare il nostro personaggio. Quindi io sono una strega perché sono femminuccia. Accettiamo. Ok, direi di cambiare il colore della pelle perché io sono un po' più palliduccia. Quindi direi di metterlo tipo così. Questo è esattamente il mio colore. Beh, se devo essere una strega, voglio un vero cappuccio da strega. Il mio nasino com'è? Così appuntito? O a patatina? Sì, a patatina. I miei occhi sono un po' piccini picciuoli. Questi qui? Sì, vicinanza degli occhi. Ma che cos'è questa roba? Ma mi allontana gli occhi? No, vabbè. Direi di averceli abbastanza normali. Non lo so, cioè tipo accanto al naso. Manca la bocca. Ma ho la bocca piccina, quindi questa qui. Magari metterei giusto un altro rossettino. Ok, abbiamo completato l'avatar, quindi vuoi salvare questo avatar? Potrai sempre modificarlo in seguito. Ok, salviamolo, mi sta bene. No, vabbè, ma è bellissimo! Che dite, mi assomiglia al mio avatar. Vediamo un po' cosa ci dice questa studentessa. Ciao, mi chiamo Rowan Hanna. Come si legge, boh? Anche tu ti stai preparando per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts? Sì, ma Diagonali è disorientante. Ti consiglio di cominciare comprando i libri che ti servono da Ghirigoro. Effettivamente, come andiamo a scuola se non abbiamo i libri? Ragazzi, ci stiamo spostando, stiamo entrando nel negozio, ok? Che bello! Oh, è proprio come l'immaginavo, una vecchia libreria. Recupera libri? Sì, ragazzi, li sto prendendo! Ah, qua ci sono altri libri da prendere, giustamente. Mamma mia, quanti libri! Ma li dovrò studiare tutti quanti? Oh no! Bello! Sono così emozionata per Hogwarts che mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Mi chiamo Sonia Collins. Wow, fa molto stregona. Molto piacere, Sonia. Non potrei essere più emozionata all'idea di entrare ad Hogwarts. Io volevo andare ad Hogwarts, non a scuola. Se anche voi come me avreste preferito di gran lunga andare ad Hogwarts, beh, lasciate un like a questo video. Ecco qui, ragazzi, la mia lettera. Non ci posso credere, guardatemi, tremano le mani. È firmata dalla McGonagall. A lei. Magnifico. Voglio qualcosa che faccia sapere a tutti che sono un'intellettuale seria, impegnata a diventare caposcuola. O anche detta secchiona. Cosa credi che dovrei prendere, Sonia? Una sciarpa, un maglione serio o un bel cappello? Io, se volessi diventare una strega seria, beh, vorrei un bel cappello, che ne dite? Ti ci vedrai bene con un bel cappello. Ma mentre io compro i vestiti, tu dovrai prendere una bacchetta da Ollivander. Andiamo subito a comprare la bacchetta. Eccoci qui, nel famoso negozio che vende tutte le bacchette magiche di Harry Potter. Salve, sono Garrick Ollivander, lieto di conoscerti. È qui per ricevere la sua prima bacchetta. Dico bene? Dice benissimo! Proprio quello che fa per lei. Su, via! La agiti. Oh mamma, ho quasi paura, ragazzi. Traccia il movimento, quindi facciamo così. Wada! Che sta succedendo? Oh, ragazzi, ma sto combinando davvero! Oh, un disastro! Ho
fatto svolazzare tutto per aria. Oh, chiedo scusa. Non sono stata proprio bravissima. Non è colpa tua. È la bacchetta a scegliere il mago. E chiaramente questa non fa per lei. Apprezzo la sua passione e la sua determinazione. Penso di avere la bacchetta adatta a lei. Stiamo trovando la mia bacchetta! Legno di carpine, corda di cuore di drago, 11 pollici. Proviamo ad agitare questa bacchetta. Oh mamma, ora cosa succede? Non lo so, mi sto trasformando in Shrek. La mia bacchetta mi avvolta in una spirale di magie. Sono molto curioso di vedere che strada sceglierà. E lo vedrai, nonnetto. Porta un gatto ad Hogwarts. No, vabbè ragazzi, devo per forza. No, ma lo devo comprare. No, io adotto i gatti, non li compro neanche nei giochi. Aspetto. Ragazzi, ci siamo, stiamo per salire sul treno per Hogwarts. Direzione binario 9 3/4. Oh, siamo già dentro. Wow, la sala è grande. Guardate l'incantesimo delle candele, ma è stupendo. Mi sa che ci smisteranno nelle casate adesso. Benvenuti a Hogwarts. Prima del banchetto di benvenuto dobbiamo smistare tutti gli allievi del primo anno nelle loro case. Sì, che bello. Per tutto il tempo che passerete qui ad Hogwarts, la vostra casa sarà un po' come la vostra famiglia. Le quattro case si chiamano Grifondoro, dei coraggiosi e degli impavidi. Asso frasso. Ma io non me la ricordo questa. Asso rosso. Vabbè. Corvo nero, degli intelligenti e arguti. E serpe verde, degli ambiziosi e astuti. Spero che tutti voi siate delle valide aggiunte ai loro ranghi. Ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci stanno smistando. Ecco qui il cappello parlante. Tocca a noi. Che ansia, che ansia. Ho paura. E se divento una serpe verde malefica? Molto interessante. Non ne vedo una così da molto tempo. Che vuol dire? Che cosa ci sta dicendo? In quale casa speri di finire? Ovviamente Grifondoro. Voglio fare compagnia ad Harry Potter. Ma che? Lo posso scegliere io? Non ho capito. Vabbè, allora scegliamo coraggiosi e impavidi. Grifondoro è la casa che speravi? Sì, ora capisco. Che cosa capisci? Forse sarà meglio fare Grifondoro! Sì! Siamo Grifondoro! Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Il mio avatar è super emozionato, sta festeggiando! Pure Rowan è Grifondoro! Una Grifondoro! Non posso crederci! Non posso credere di essere davvero ad Hogwarts! Ragazzi, sto mangiando nel tavolo lunghissimo gigante! Sapete che questa stessa sala, io l'ho vista, si trova ad Oxford in Inghilterra! Che bella! Wow, ragazzi, siamo entrati nella sala comune! Possiamo sentire quello che dicono gli altri. Otterrò più punti della casa in tutto Grifondoro. Un po' presuntuosello. Guardate, lei sta volando. Oh no, fa l'incantesimo alla rana. Che sta facendo? Oh, aula incantesimi, ragazzi. Andiamo a fare le nostre prime magie. Benvenuti alla prima lezione di incantesimi a Hogwarts. Sarò il vostro insegnante, il professor Flitwick. Oggi impareremo un incantesimo importantissimo chiamato accendi bacchetta. Ci avrà on off. È una magia che si utilizza in luoghi oscuri, ad esempio se si esplora una stanza buia in cerca di pericoli nascosti. Lumos! Cioè, insomma, la torcia del cellulare. Ok, completiamo l'azione, leggi la lavagna, ecco qui, poi non lo so, prendi appunti. Fosse davvero così facile studiare. Ho una domanda per voi, vediamo se conoscete la risposta. Vediamo ragazzi, beh, siamo stati attenti, no? Cosa crea l'incantesimo Lumos? Tortine di zucca. Sarebbe però davvero un buon incantesimo. Luce, acqua. Ma dai, è facilissimo, luce, ce l'ha appena spiegato. Magnifico. Non ci voleva chissà che. Forza, si va con l'incantesimo. Oh, ragazzi, mi è riuscita. Ho acceso la luce. Ben fatto, signorina Collins. Era tempo che non vedevo al primo anno un'esecuzione di incantesimo accendi bacchetta migliore di questa. Grazie, grazie, modestamente. Beh, però direi che per oggi abbiamo finito. Mi sono scocciata di studiare. Se anche voi siete dei fan sfegatati di Harry Potter, commentate con l'hashtag Potterini. Consigliatemi sempre nuove app da provare e noi ci rivediamo al prossimo video. Wingardium Leviosa.